politiche che non siano stati sviluppati, no? È stata definita linfodemia, termine composto dai sostantivi informazione ed epidemia, la produzione eccessiva di informazione non sempre sufficientemente accertata che si è sviluppata durante la pandemia, complici talvolta gli stessi responsabili politici e persino gli esperti del mondo scientifico. A mettere a fuoco luci ed ombre della comunicazione al tempo della pandemia da Covid e il ruolo che hanno giocato i giornalisti sono stati i relatori del seminario organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che a Chieti si sono confrontati sul tema linfodemia e pandemia, quando la comunicazione è virale. Notizie non sempre sufficientemente verificate, contro le quali i giornalisti hanno svolto un ruolo di mediatori. Il giornalismo ha capito che doveva scegliere una postura, lo dico in termini sbrigativi, a metà tra il potere e la società, mettendosi esattamente nella postura di essere un nodo di scambio. Questo significa che c'è stato un aumento della legittimazione sociale di queste figure, un aumento di percezione di valore dell'informazione a tutti i livelli, dai siti istituzionali a quella quotidiana e ovviamente digitale, e questo significa dunque che la disintermediazione può essere combattuta. I mediatori sono sempre rimasti i giornalisti o i comunicatori generici, i presentatori di talk, eccetera. Quindi in realtà il mondo della divulgazione scientifica vera e propria mi pare che abbia avuto pochissima rappresentanza, e questo naturalmente ha determinato alcune distorsioni che poi non sta a me giudicare. In una fase di iperpresenza delle informazioni, la nostra memoria riscrive continuamente una realtà nelle quali alle notizie attendibili e veritiere si sono accavallate molte fake news. Si è trattato, diciamo, di un dibattito che ha visto circolare parecchie fake e soprattutto forse non si è stati in grado di arginarle completamente. Quindi è vero, la memoria è un social, la memoria riscrive costantemente le nostre esperienze. Questo deve far sì che la presenza delle fake news non si trasformi in un terrore per le fake news.